Ciao amore mio, sono le 9:30 del mattino, so che dovrei essere in campagna a zappare la terra e con le olive per l'olio nuovo, ma preferisco sputtanare su YouTube questo nostro sentimento, così che da oggi in poi potrei essere preso in giro da tutta la scuola, ma anche dai bidelli e la suora nana che ci fa religione. Lo so che è forse imbarazzante dirti tutto questo in videomessaggio, ma mi annoiava a morte e siccome dopo questo tempo che abbiamo passato insieme avanzano naturalmente dei diritti di proprietà nei tuoi confronti, non potevo che coinvolgerti in questo mio delirio proto-adolescenziale. Anzi, visto che ieri ho calpestato una cacca nel parchetto, pensavo che se vieni a trovarmi potresti offinarne un po' della mia scarpa la tua, perché te abbiamo già promesso che condividiamo tutto, amore mio, ok? Volevo dirti che per me questi mesi passati insieme sono importantissimi, anche e soprattutto per le volte che ti ho fatto arrabbiare, perché così facendo ho alimentato il nostro amore, quindi è tutto merito mio e sappi che a te ci tengo così tanto che ti farò arrabbiare sempre di più, così da cementificare il nostro rapporto fino alla tomba e oltre, ok? Ok? Sappi che quando sono con te sono 3 metri sopra il settimo cielo e senza di te la mia vita non avrebbe ragione di vivere. E se qualcuno ti guarda con fare languido, le scarica addosso il fucile a pallettoni di nonno, perché tu stai sempre e solo con me e chi tocca a te tocca il fuoco di Sant'Antonio. A proposito, stavo pensando, perché non ci facciamo un piercing in comune che ci unisce le lingue, così stiamo sempre a baciarci, vicini vicini, e se siamo fortunati ci viene anche l'infezione insieme, così io potrò curare te e tu potrai curare me, anche se magari col piercing in comune potremo parlare a malapena, ma saranno i nostri cuori a parlare per noi. Grazie di tutto, amore mio, ti amo tanto. PS, guarda che il crodino dell'altro ieri non te l'ho offerto, mi dovresti 2 euro. No, siccome sono già 2 giorni che cerco di fartelo notare,